Fa piano, Giulia. Se ti muovi, rendi le cose più difficili, Davide. Vuoi qualcosa che ti aiuti a dormire? No, ho dormito abbastanza, Maure. Che intenzioni hai? È ora di andarsene da qui e trovare un posto più riparato. Peccato. Qui, a parte per la puzza, gli spifferi, il cemento, i topi, non era poi così male. E quella? È solo un graffio. Davide ha pensato bene di andare in cerca di una fonte di acqua potabile, ma ha trovato solo vecchie lamiere. Per sua fortuna non erano rugginite. Come se la ruggine fosse un problema. Il futuro è incerto. Pensiamo al presente, confortati dal pensiero che, beh, il passato è passato. Da quando sei così retorico, Davide? Biscotti della fortuna. Questo ti rende un filosofo? Sono un semplice artigiano. La filosofia non fa per me. La filosofia non si impara sui banchi di scuola. È questo il vero potere dell'uomo, poter elaborarne una propria. Oh, sì. Allora perché non ci dici qual è la tua, Filippo? Forza, andiamo. Non perdiamo altro tempo. Ma dove stiamo andando? In un posto sicuro. Questo era scontato. E di preciso? Non l'hai capito. Capitan Findus qui non ha la più pallida idea di dove ci stia portando. Ci stiamo dirigendo a nord. Ah, ora sì che è chiaro. È quella la direzione per il comune. Il comune? Vuoi dire che andremo a stare lì? Se hanno mandato dei soccorsi, è probabile che abbiano fissato lì il punto di raccolta. E nella peggiore delle ipotesi, avremo un alloggio degno di un sindaco. Che differenza fa ora come ora? Insomma, difficilmente ci sarà ancora qualcuno lì. E con questo? Ho capito cosa intende dire Maura. Il potere non è nulla senza chi lo governa. Adesso quel luogo non ha significato, ha la stessa importanza di qualunque altro. Cosa avete intenzione di fare allora? Di restare qui senza far niente? Se è questa la vostra idea, prego! Restate pure. Shh. Voi non sentite? Ilaria! Maura! Credevo di non rivederti mai più. Sono così contenta che tu sia qui. Grazie al cielo. Francesco, ha sentito le vostre voci. Non è stato difficile. Senza dubbio vi fate notare. Comunque, io sono Elia.
Sembrano foglie cadute dagli alberi d'autunno. Queste foglie racchiudono la storia dell'uomo, le scoperte, le rivoluzioni. Nonostante siano un utile strumento, non ci rendiamo conto della loro banalità. Che cosa? Pensateci, quale libro non esalta il potere dell'uomo e quanto esso influenzi la storia? Ma cos'è la storia? Un'idea? Un niente di concreto? Qualcosa creato dall'uomo stesso? È solo un'autoesaltazione. Pensala come vuoi, ma guarda la realtà. L'uomo domina il mondo, ed è naturale che sia così. Davvero? Credi che se la natura potesse ringrazierebbe l'uomo per quello che sta facendo? Perché? Vuoi forse negare i benefici apportati dalla scienza e dalla tecnologia? Il pianeta è andato avanti per milioni di anni senza l'uomo. Poi arriva lui e in poche centinaia di anni lo porta al collasso. Se questo è potere, allora siamo la frutta. Scusate,